Talking Hands, restiamo nel campo della salute. Vieni, benvenuti ragazzi. Ciao. Okay. Good morning. My name is to give voice to voiceless. Buongiorno a tutti. Buonasera. Sono Francesco Pezzuoli, amministratore delegato della Limix SRL. Scusatemi se sono partito dalla fine. Ora vi spiegherò perché abbiamo realizzato Talking Hands. Le persone sorde sono persone che purtroppo non hanno il dono della parola e dell'udito, ma loro riescono a capirci poiché sanno leggere il labiale. Noi non riusciamo a capire loro poiché non conosciamo la lingua dei segni che usano quotidianamente. Secondo la Federation of Deaf, nel mondo ci sono 70 milioni di persone sorde, 100.000 in Italia, che a causa di problemi comunicativi non riescono a sviluppare normali rapporti sociali e lavorativi. Come si può vedere dai dati Istat, dal 2002 al 2010 l'occupazione di queste persone è scesa dal 19,3 al 18%. Il nostro obiettivo è quello di dare alle persone sorde la sicurezza che queste vengano capite. Attualmente ci sono soluzioni un po' goffe, passatemi il termine, chiamate applicazioni text-to-speech, ovvero l'utente utilizza il suo smartphone, digita del testo e poi premendo un pulsante invia un processo di sintesi vocale e il cellulare parla per la persona sorda. Sono un po' goffe poiché sono lente e la traduzione non è in tempo reale. La nostra soluzione è Talking Hands, un dispositivo indossabile per la traduzione della lingua dei segni in voce. Il nostro dispositivo non è invasivo, quello che vedete è un prototipo, quindi è un po' grezzo. Però non va a modificare in alcun modo la quotidianità di queste persone. Una volta indossato e collegato alla nostra applicazione via Bluetooth, riesce a tradurre la lingua dei segni, ovvero associa ad ogni gesto della lingua dei segni, che sia italiana o americana, a un suono, a una frase o a una lettera. Come è possibile? Grazie a sensori di flessione montati sulle dita e due unità di misurazione inerziale. Abbiamo testato il nostro dispositivo durante i mesi di sviluppo e come risultato abbiamo avuto un buon match tra gesto e riconoscimento della parola, mediamente superiore al 98%. Quella che siamo andati a sviluppare, ovvero l'applicazione per le persone sorde, è quella con il più grande impatto sociale e che può aiutare persone in difficoltà. Il prodotto è comunque scalabile e si possono spaziare su tanti ambiti. Possiamo pensare sempre, per aiutare le persone, all'ambient assistant living, ovvero associare ad ogni gesto una funzione all'interno di un impianto domotico di una casa. Pensiamo a una persona costretta sulla sedia a rotelle che può comandare il suo impianto domotico. Oppure nel campo dei radiocomandi, quindi guidare una macchinina elettrica, oppure i droni che oggi ci piacciono tanto. Talking Hands è partito grazie a dei contributi, ovvero quelli forniti da iCapital e Startup Marche, che sono due business plan competition a livello locale. Siamo a una fase, come vedete, prototipale e non abbiamo per poco potuto portare l'ultimo prototipo, perché non funzionava ancora bene. E stiamo tendendo all'industrializzazione. Quello che vogliamo è portare questo prodotto all'industrializzazione, commercializzarlo per aiutare il maggior numero di persone sorde possibili. La collaborazione è formata da istituti e da aziende, professionisti, tra cui l'Università di Camerino, EOS SPA di Roma, Picchio SPA di Ancarano, NSD di Zagarolo e
tante altre società, principalmente queste, che sono anche soci del nostro spin-off universitario. Ecco, ribadisco, quello che vogliamo è portare questo prodotto all'industrializzazione, che non rimanga un prototipo o un'idea. Grazie. Grazie. Prego, venite al centro. Devo dire come mi ha colpito sentire anche Zagarolo menzionata come un'isola di innovazione. Per noi che siamo vicino a Roma, Zagarolo è associato a tutt'altro. Simona? Sì, nel tuo sogno, nel vostro sogno, quanto piccolo può diventare? Cos'è allora, quanto, secondo... come te lo immagini? Ok. Il secondo prototipo, dico la realtà per quella com'era, certa, com'era questa cosa che non qui si ridurrà a un 3,5 cm per 5 e quindi assimilabile a un bracciale. E tutto questo accrocco, se lo vogliamo definire così, sarà molto più sottile, poiché il circuito stampato sarà appoggiato sulla mano e poi ricoperto con un materiale ergonomico e anallergico. Ma quindi è come quindi un wearable? La mano è necessaria. Ci sarà un anello per dito e la mano, cioè coprire le dita, è comunque necessario. È necessario per riconoscere i segni, immagino. Neil? So in the early days of wearable computing, there was a lot of experiment with gloves for inputs. And people found they were annoying to wear for a long time. And what ended up winning was cording keyboards, things you hold where you can use multiple things at once. And so is the goal backwards compatibility with sign language or sort of forward compatibility with something convenient? Non ho capito. Dice che inizialmente c'è stato molto utilità, all'inizio del wearable computer c'erano molti guanti di questo tipo. Adesso poi si è scoperto che non erano così comodi da usare, non erano così facili da usare. Perché voi pensate che invece questa è una cosa che davvero le persone dovrebbero usare? Noi ci appoggiamo a altri istituti che ci consigliano, come l'Ente Nazionale Sordi. E loro ci hanno detto che non è un, diciamo, cioè, per quello che riescono a fare, magari indossarlo per quel periodo di tempo che riescono a comunicare con altre persone, non è poi così esagerato. Certo, portarlo tutto il giorno potrebbe essere troppo pesante. Quindi per un piccolo orario, diciamo, short time. Ad esempio, uno dei più grandi problemi che ci hanno detto che hanno è che la persona sorda quando va all'ospedale non riesce a comunicare, a far capire dove o cosa gli fa male. Quindi creare già un vocabolario per andare all'ospedale e essere chiari su... Perfetto. Bruce. If I am a deaf person and I'm using this in public, where are the speakers? The speakers are on the sullo smartphone. On the smartphone. Ah, quindi lo smartphone. So I have to have a smartphone as well as the glove. Yes. What if I just put some kind of visual recognition system in the smartphone and take pictures of my hand? Abbiamo visto e cercato già studi inerenti a riconoscimento immagini, come ad esempio una telecamera che viene piazzata qui e potrebbe riconoscere le mani. La durata della batteria è molto limitata e i calcoli sono onerosi, quindi non si può utilizzare un sistema embedded smart, diciamo, e in più il costo sarebbe anche più elevato. So is the computation inside the smartphone? No. It's in the cloud? In the glove. It's in the glove? Sì. Kind of tricks. Fine, in different phases on the development. Very interesting. Thank you. Okay, grazie ragazzi. Grazie. 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 Grazie.